Ma questa storia come inizia? È cominciata che è successo qualche delitto e con la gola strangolata, che però non si è capito ancora come, cioè non si è capito, la gente non è riuscita a capire, ma anche la polizia stessa non ha trovato collegamenti. E come si sa, le vicine insomma, della gente dice che sia stata una famiglia da qualche secolo che abbia fatto, dice, no, non vuole far male, però nel senso che le varie persone con l'anima nera dicono da dal mondo, però sembra più la leggenda, più una cosa da psicosi. E chi le chiede? Sì, anche quello è l'osso più duro, perché? Perché dice che di questa famiglia una donna si sia un po' diramata da sé sola e tramite telepatia abbia contattato questi psicopatici un po' veggenti e dice l'abbia selezionata da sé sola e tutto il resto, e poi fanno un raduno dove non si sa, perché non lasciano tracce, e il fatto sta che insomma quando succede qualche delitto, ok, e però dice la polizia anche l'arma del delitto, non lasciano tracce, non usano forse neanche pistole, perché la cosa è sempre strangolata, non è che... E con cosa? Non hanno scoperto nulla. No, nulla, sono brancolo nel buio, loro continuano a fare il suo lavoro, però insomma fatto sta che ancora niente. E tutto qui sembrerebbe uno dei punti dove hanno fatto uno, però sai, l'ho sentito lì, allora per curiosità andiamo a vedere perché sono di questi posti che un po' hanno lasciato. Ciao, adesso ti va. Occhio. Oddio, io sono passato di sotto, però passa anche nel mezzo. Vediamo un po' che si trova. Riuscissi solo a tirare la chiave. Perché no? Oh! Attenzione! Questo sarebbe allora, così mi hanno detto, che anche trova questo posto. E comunque dice che quando fanno raduni lei diceva soltanto quello che devono fare, comportarsi e tutto il resto, perché ho sentito dire che questa qui ha il potere di fare e la dottora dell'università. E pare che ci sia un commissario che dice che sia stata ci disse un'intervista che io sono presa a correre questa cosa, facendo per il giornale, insomma, tutto quello da fare, non mi bastava. Però lui dice che è sicuro di trovarlo, ma io sospetto che anche lui sia, diciamo così, intramato. Dice che poi trovare l'assassino, o gli assassini, quelli che saranno, ma sembra che invece poi questo perché questa gente deve essere successa che cosa hanno fatto male e questi piccoli li fanno a quasi. Si trovano quando raduni e la gente dice anche che qualcuno si è aumentato, però non si sa se lo fanno di giorno o di notte. Ma comunque dice che questa qui voleva andare alla cosa, fa sempre di più, e infatti questo non si riuscita, ma qui. Però è strana la cosa che nei delitti, quando succede il delitto, si è sempre più larga, si è sempre quasi uguale, nel senso che non è che qualcuno, che ne so, usa un coltello, usa quello che ti fa, no, la cosa è tutta, cioè, letteralmente, non è che arrivano, diciamo, a staccare la testa, però si conosce che queste cartelle che riescono a tagliare la testa, come che proprio strappate trovano la cosa all'interno, la persona dicono di quando succede questa cosa in casa non ha sentito nulla, tutto un tratto questa persona.
non ho fatto prova neanche uno. È un interrogativo su come agisco, su come si veste, dove fa portare lui, che sia la mandata, una cosa nata. Questo è quello che sono riuscito a sapere in questi mesi che indago, chiedo alla gente, proprio sapevo che non mi volte. E per ora è tutto qui. Poi speriamo che ne sia quanto prima, ma perché sia solo iniziata la cosa, si inizia qui. Ne andavo, speriamo bene. Beh, torniamo a casa, va? Voglio sapere qualcosa di questa cosa, che mi sapere, eh? Queste volte non si sa mai. Dai, aiuto il commissario, fammi fa male. Sperando che poi lui faccia qualcosa. Lo sente lei. Sente lei. C'è qualcosa che dentro, vai.